tanti italiani in America e lì trova, come tanti italiani, la sua fortuna. L'iniziativa volta a presentare questo mio lavoro ai ragazzi dell'Alfano deriva dal fatto che questo libro, questa mia pubblicazione, è una pubblicazione che dà ampio risalto al valore della cultura, per cui è un elogio della cultura attraverso questa figura di questo artista che è emigrato in America nel 1883, ha fatto fortuna, ha avuto anche la capacità di studiare la cultura americana in cui si è inserito e si è trovato a suo agio. La cultura può essere uno strumento importante in aggiunta alle competenze di carattere tecnico. Nel caso specifico lui era un pittore, ma non era solo un pittore bravo a dipingere, un pittore che conosceva come rapportarsi agli altri, conosceva l'inglese, lo aveva studiato, per cui questa è una cosa non normale, non consueta per un artista, e il fatto che conoscesse l'inglese gli ha dato modo di muoversi molto più a suo agio in quella realtà americana dove si è trovato a nemmeno 21 anni. È libertà certamente, ma è uno strumento anche per orientarsi, per trovarsi meglio nel mondo, in questo caso nel mondo attuale, quello nel quale si trovano i nostri alunni.